Bisogna essere invisibili e fare la nostra vita. Io e Liliana questo ci dicevamo. Abbiamo vissuto così per tantissimo tempo. E ora cosa direbbe Liliana se fosse qui? Sono le parole di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un boschetto della città. Una vita da invisibili, così sembra per il marito. Lei era una donna dolce e minuta, lui più forte e risoluto. Erano una coppia con i propri ritmi e le abitudini, ma soprattutto con numerose passioni: la bicicletta, le cene con gli amici, i weekend nei centri benessere della vicina Slovenia. Tutto è cambiato in un giorno che avrebbe dovuto essere come tanti altri, quando Liliana è scomparsa. Da allora Sebastiano ha parlato, raccontato, fornito le sue versioni dei fatti e formulato ipotesi, spesso contraddittorie, e reagendo con nervosismo quando pressato. Questo comportamento ha portato l'opinione pubblica a considerarlo il principale sospettato, nonostante non sia mai stato formalmente indagato. Per comprendere meglio quanto accaduto il 14 dicembre 2021, ricostruiamo la giornata sulla base di quanto raccolto dagli inquirenti. Sebastiano e Liliana si sono alzati presto quella mattina. L'uomo ha riferito di essersi svegliato verso le 7:30 e di aver bevuto di fretta un caffè perché aveva appuntamenti urgenti e doveva uscire al più presto. «Dovevo consegnare alcuni coltelli che avevo affilato», ha detto. L'uomo, per arrotondare la pensione, svolge occasionalmente il mestiere di arrotino. Dopo essersi messo in auto, ha raccontato di aver preso la direzione del rione Opicina. Ha precisato di aver percorso via Damiano Chiesa, la strada per Basovizza e la strada nuova per Opicina. Una volta arrivato nel centro del quartiere Opicina, come riportato negli atti, Sebastiano si è fermato alla pescheria Brigantino per consegnare alcuni coltelli da lui affilati e ritirarne altri. Sulla precisazione degli orari di questa sosta al Brigantino, Visintin non è stato in grado di fornire dettagli precisi. Il proprietario del negozio, interrogato dagli investigatori, ha confermato che Sebastiano era passato dalla sua pescheria ma non ricordava l'orario esatto. Ha anche aggiunto che di solito Visintin si recava nel suo negozio tra le 7:15 e le 8:30. Finora la versione di Sebastiano sembra essere supportata dai fatti. Gli investigatori hanno incrociato le sue dichiarazioni e le testimonianze con i dati dei tabulati telefonici che hanno confermato il percorso da lui descritto. Subito dopo la scomparsa della moglie, l'uomo ha omesso di menzionare un dettaglio cruciale. Possedeva un laboratorio dove affilava coltelli. Questo laboratorio si trova nel centro di Trieste, precisamente in via Donadoni. Quando gli investigatori lo hanno scoperto, gli hanno chiesto spiegazioni. Perché giorni addietro, quando è stato sentito informalmente ad analoga domanda che le era stata rivolta, ha negato di averne la disponibilità? Sebastiano ha semplicemente risposto che nel suo magazzino erano presenti numerosi coltelli acquistati da un'azienda fallita. Non è riuscito a spiegare perché avesse dimenticato di menzionare questo dettaglio. Proseguiamo. Dopo aver visitato i negozi di Trieste, Sebastiano si sarebbe recato nel suo laboratorio, dove è rimasto per circa 3 ore, dalle 9:15 alle 12. Non è stato possibile verificarlo tramite il suo cellulare, che è rimasto spento o inattivo per tutto quel periodo. Gli investigatori hanno quindi controllato il consumo di elettricità nel laboratorio durante la mattina del 14 dicembre e hanno confermato un consumo significativo durante le 3 ore menzionate. La versione di Sebastiano trova quindi ulteriore conferma. Dopo aver terminato il lavoro intorno a mezzogiorno, Sebastiano avrebbe preso la sua bicicletta dal laboratorio dove la teneva per fare un giro per la città e testare una mini telecamera che aveva acquistato recentemente e montato sulla bici. Secondo la sua versione, è partito da via Donadoni e ha pedalato fino a casa sua in via Verrocchio. Il tragitto è stato registrato dalla telecamera, il che ha permesso agli investigatori di verificarne l'esattezza. La registrazione è iniziata alle 12:16 e 24 secondi ed è terminata poco più di un minuto dopo, mentre Sebastiano era ancora nei pressi del laboratorio. Di conseguenza non è stato possibile ripercorrere l'intero percorso. Durante l'inchiesta sulla morte di Liliana,
gli investigatori sono stati incaricati di ricostruire con maggiore dettaglio tutto il tragitto. Perché? Perché la cugina di Liliana, Silvia Radin, ha messo in dubbio gli spostamenti di Visintin la mattina del 14 dicembre. La donna si è ricordata che lui le aveva detto di essere tornato a casa alle 10:30. Già dal primo giorno non è stato chiaro. Ha detto che, nonostante avessero fatto colazione insieme, non sapeva nemmeno come fosse vestita la moglie. Poi ha detto di aver fatto il giro delle pescherie e di essere tornato a casa alle 10:30. «L'ho chiamato, sono sicura al 1000 per 1000. Il 17 dicembre ha detto a me questo orario e il 18 lo ha ribadito anche all'altra amica albergatrice. Allora siamo tutte due bugiarde?» Silvia Radin ha raccontato agli inquirenti la stessa cosa pochi giorni dopo la scomparsa della cugina, senza conoscere le dichiarazioni fatte dal marito agli investigatori e ignorando le sue contraddizioni. Ha semplicemente riferito ciò che Sebastiano le aveva detto, ossia di essere passato a casa per prendere la bicicletta. Ma quale versione è la veritiera? Dove si trovava realmente la bicicletta? Nel magazzino o a casa? Riguardo al colloquio avuto con Visintin durante le prime fasi delle indagini, la Radin è stata molto critica. Lui non si confonde, sa benissimo cosa ha fatto. È diventato un divo, vuole stare in televisione, deve smentire tutto quello che diciamo noi. Secondo lui è salita in auto con qualcuno, ma secondo me neanche una ragazzina lo farebbe. Poi gli ho chiesto se per caso stesse pensando a un amante. Lui lo ha escluso, ma in quel momento non poteva sapere che Sterpin sarebbe andato in questura a raccontare tutto. Il riferimento è a Claudio Sterpin. Dopo la scomparsa di Liliana, ha rivelato di avere avuto una relazione segreta con la pensionata. Il mattino del 14 dicembre avrebbero dovuto incontrarsi, ma lei lo aveva chiamato per avvisarlo che sarebbe arrivata tardi al loro appuntamento. Dopo quella telefonata, Liliana è scomparsa nel nulla fino al 5 gennaio, quando è stata ritrovata morta. Il marito però rifiuta categoricamente l'idea di un amante, considerando Sterpin un bugiardo e un millantatore. La scoperta di questo triangolo ha orientato le indagini verso un possibile movente passionale. Al momento però ci troviamo ancora nel campo dei sospetti e delle supposizioni. Per ottenere una svolta decisiva, servono prove concrete che al momento mancano.